Alleluia, non dimentichiamo l'alleluia, santa pazienza, alleluia significa risurrezione, alleluia se lode a Dio che ha vinto la morte e ha dato a noi la vita, ha vinto la morte. Gesù morendo sulla croce non è morto solamente per nel corpo mortale, ha distrutto nel corpo suo che portava tutti i peccati del mondo, l'ha distrutto sulla croce e ha dato a noi la grazia, la vita. Nel momento in cui Gesù si è fatto uno di noi, si è spogliato della sua divinità, si è rivestito della nostra umanità e la Madonna ha avuto il servizio di rivestirlo dell'umanità. Nel momento in cui ha preso la nostra natura umana, ha preso pure tutti i peccati, le invidie, le gelosie, le ingiurie, le violenze, l'arroganza, l'imposture, tutti i peccati di questo mondo di violenza, e se l'ha portato a 33 anni sulla croce. E lì, nel momento in cui fu squartato, fu offeso, flagellato, sputacchiato, calpestato, condannato ingiustamente, lui giusto per gli ingiusti, ha dato a noi la vita. L'alleluia è importante. Per la Quaresima, no. Quaresima è attesa del momento grande della passione di Gesù. Quaresima significa preparazione di 40 giorni per il cammino di passione, di tentazione, di prove della Madonna, di Gesù e della Madonna. O apostoli di Cristo, colonna e fondamento della città di Dio, da lui diventato di Galilea salite alla gloria immortale, vi accoglie nella santa Gerusalemme nuova la luce dell'agnello, la chiesa che adunaste col sangue la parola, vi saluta festante e implora fruttifichi il germe dal nostro passo. Per il domani del cielo, sia gloria e lode a Cristo, al Padre e al Suo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Guardate come l'ha definito Dante, bellissimo. Dante è grandissimo, ci sediamo tutti. Dante diceva, ha detto così, è stato divinissimo, definito di colui che ha definito le persone in modo eccellente, con poche parole ha detto tutto. Scriba in mansuetudinis Christi, cioè colui il quale ha scritto la mitezza, la bontà di Gesù. Scriba mansuetudinis Christi, ed è bello, è bellissimo questo. Per cui veramente è uno l'evangelista più grande, che ci ha presentato il volto, ci ha presentato il volto del Padre, è stato Luca. Ha presentato il volto del Padre attraverso il volto visibile di Gesù. Chi vede me vede il Padre. È tutto che pensate, il figlio prodigo, per esempio, ed è il volto del padre che accoglie il figlio disperso, vagante, perduto, disperso. Ed è colui che lo recupera con gioia. Quando viene colui che aveva sperperato tutte le sue dignità, calpestato la dignità, con le menzogne, con gestire la propria vita senza rapporto con Dio, ritorna e gli fa festa. Noi tante volte disprezziamo quelli che cadono nel vizio, purtroppo. Dobbiamo disprezzare il vizio, ma non la persona che è caduto nel vizio, purtroppo, è così. Noi preghiamo per i peccatori, questi sono i peccatori che hanno il vizio di trascurare le cose più importanti della vita, perché hanno i loro progetti e i loro
e il loro scopo particolare. Noi preghiamo per queste perché ritornino in quella strada dove Gesù disse: io sono la via, io sono la strada da percorrere. Devi percorrere la mia strada per amare quelli che ti stanno accanto, per perdonarli, per compatirli, imparate da me, sono la via, sono la verità e sono la vita. Allora andiamo, qui dice Salmo invitatorio, poi dice inno, antifone e salmi dal comune degli apostoli. Preghiamo, sì, credo, spero. Sì. Allora andiamo, le antifone clelia e i salmi, forse Anna, Salmo 19. Sì. Allora, attenzione, perché le antifone sono come il tema. E il salmo è lo svolgimento, è la chiave di lettura del salmo, della preghiera. Come bisogna pregare? E le modalità della preghiera? E come dobbiamo conformarci a questa preghiera? Noi quante preghiere che facciamo, quante preghiere per cui facciamo? Questa è la preghiera più classica, più grande, di cui il Signore si compiace. Tutte le altre preghiere devono preparare questi salmi. Sono 150 preghiere, salmi. Il Signore ce ne ha insegnato una sola preghiera e tante piccole espressioni bellissime che si possono trovare anche nei quattro, e anche compreso anche gli Atti degli Apostoli. Sono gli evangelisti e agli Atti degli Apostoli. Allora andiamo subito. Prima antifona. Sì. Nel mondo intero si è diffuso il loro annunzio, ai confini della terra la loro parola. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto. E la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza il quale, senza parole, senza che sia la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Che cosa succede su questi versetti che abbiamo pregato? Cioè, ci fanno riflettere. Dice: non c'è linguaggio, non c'è parola, senza che si oda la loro voce, eppure si diffonde in tutto il mondo. Allora significa la parola scritta è una parola che giace potenzialmente per suscitare una forza grandissima. Fino a quando non si apre la Bibbia e non si legge, le parole non vivono, non ci fanno vivere. Questa è una potenza incredibile, come gli atomi sono una potenza che sonnecchiano. Appena noi tocchiamo il nucleo dell'atomo, si sprigiona una forza dirompente. È chiaro o no? Se non è chiaro, benissimo. La parola di Dio, fino a quando è chiusa la Bibbia, è tutto un arsenale di potenzialità, di cambiamento radicale. Uno che non apre la Bibbia e non la legge, se non la legge, aperto alla potenza, però non la legge, allora rimane bloccata la potenza di Dio, non ha più forza, non ha più vigore. Capite per quale motivo? Gli viene, dice, scusate, ho portato pagina.
19. Allora, i cieli narrano la gloria di Dio. Come la narrano? Dice, in questo modo, giorno e notte ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Come la trasmette questa notizia? Senza linguaggio, senza parole, senza che suoni il loro suono, la loro voce, per tutta la vita si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Come avviene questo? Attraverso i battezzati che leggono e ognuno nel proprio ambiente fa risuonare quella voce che era dormiente qui. Una potenza che non è messa in atto. E nel momento in cui tu lo leggi, qui allora nella casa, la casa diventa santa. L'uomo diventa un portatore di luce, un portatore di coraggio, di forza, non che viene da lui, ma attinto qui. Io sono la via, la verità, la vita. La mia parola, la parola di Dio diventa, ci dà stabilità, forza, vigore, coraggio e gioia. E adesso non c'è Giusi? Quando Paolo ha fatto questa esperienza, guardate cosa ha detto: combatto e lotto con la forza che viene da Dio e che agisce che viene da lui e che agisce in me con potenza. Capite per quale motivo la signora, come si chiama, Arcieri, che non sapeva leggere con la sua mano, mi prendeva la Bibbia, avevo chiesto la Bibbia, diceva, ma sì, ma lei lo legge, deve leggere, comincia a leggere dalla Genesi, ma non so leggere, ma non posso dargli la Bibbia se non sa leggere. E la prima volta, la seconda volta, dico, e me lo diceva, mi dia la Bibbia, io lo so leggere, ma come la legge? Perché quando lei mi darà la Bibbia, farò così. Mi prenderò la Bibbia. Perché aveva capito tutto questo. Prenderò la Bibbia, ma la metto qui, nel cuore. Poi, comincio con la mano a toccare la Bibbia e la metto nel mio cuore. E leggo la Bibbia. Quanta consolazione ha preso questa donna. Perché ha preso la irradiazione di questa parola, ma veniva ad ascoltare. Questa è la forza della parola di Dio. Il catechismo, che cos'è il catechismo? È la parola di Dio spezzettata così a livello di bambini, che i ragazzi vengono a sei anni, e c'è anche il catechismo dagli anni zero fino a sei anni, è lì che deve essere spezzettato, come il latte dalla mamma spezzettava a casa, altrimenti i ragazzi ci sfuggono, scappano, sono infelici. Non possiamo dare solamente da mangiare ai nostri ragazzi e basta, i bambini, appena subito si pensa a tutto, tutte le cose più belle di questo mondo si sognano su questo bambino, si sogna, eccetera, dare il latte, eccetera. È incapace di spezzettare un alimento importante per i bambini. Quando si dice il rosario in casa e c'è un bambino appena nato, il ritmo delle preghiere, della preghiera, incide nel cuore di questo bambino, incide il ritmo, dà l'atmosfera del cielo sulla terra. Così anche, vi ricordate quante mamme incinte sono venute qui abbiamo Giusi, incinte qui ogni giorno. Anche prima, facevano la comunione ogni mattina, venivano, ascoltavano,
ma incinte continuavano a ricevere l'Eucaristia e l'ascolto, con l'Eucaristia e l'ascolto, e nascono bambini meravigliosi. Quello che è accaduto alla nostra piccolina, Chiaruccia, e così Alessandro, e tanti altri, capito? E il dirompente, quando un ragazzo si fa la cresima e poi non va il dopo cresima, perché non vogliono perdere tempo ad ascoltare la catechesi una volta alla settimana, meschini, un'ora perché crescano un pochino meglio nella vita. Rifiutano perché il futuro è fatto di studio, di scienza, di tecnica, eccetera. E trascurano le cose più importanti, la domenica e il catechismo durante la settimana. Ecco perché abbiamo noi mascalzoni che crescono, presuntuosi, orgogliosi che crescono e che si tracciano una strada per i fatti loro. Non è giusto, non è. E non è corretto. Poi le conseguenze sono gravissime, altro che conseguenze. Miriam, lo prego. Come possiamo approcciare alla Bibbia? Dove dovremmo iniziare a leggerla per una migliore comprensione? Mia carissima Miriam, incomincia ad ascoltare la lezione divina. E poi, se vuoi, incomincia con i libri dei proverbi. Libro dei proverbi, poi il libro della sapienza, il libro del Siracide, il libro di Coelet, il libro del Cantico dei Cantici e poi il libro sapienza di Giobbe. Come vai? A scuola di crescita, di infanzia, no? Buona giornata. Vedete? Allora andiamo. La tiri. La pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un brode che percorre la via, sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore. Questo fuoco di amore, no? Io sono venuto a incendiare il mondo, così dice, non vi ricordate che ha detto così Gesù? Io non sono venuto a spegnere il fuoco, a accendere il fuoco per il dilagare della malvagità. Il cuore dell'uomo si è raffreddato e noi lo invochiamo ogni mattina allo Spirito Santo quando diciamo, dice uno, senza la tua forza lava ciò che è sporco, bagna ciò che è arido come il deserto, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, cuore gelido, raddrizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli. Allora, il primato dei nostri ragazzi oggi è la scuola, non è così. Il primato deve essere o Gesù Cristo, dove la scuola prende valore al 100%. Se Cristo non ha il primato, la scuola diventerà una scuola di mercenari, di gente che solamente lavora per il denaro e per nessuno scopo. Quale servizio? Se ne fregano fare il servizio. Nessuno fa il proprio dovere, mai. Non si fa. Se c'è l'incentivazione, allora va bene, altrimenti niente. Nessuno, gratuitamente non si fa nessuno. Così. Allora nel capitolo di Luca, prendiamo Luca, dice una cosa molto importante, capitolo dovrebbe essere il 14,
14 di Luca, sono nella Bibbia grande, quella grande dove mi smarrisco pure io. Luca, se non lo trovo lo dico a memoria. 14, 25, 26. Allora. Sì, sì, bravo, brava. Capitolo 14, sì, versetto 25, no, non è 26, è 25. Una folla numerosa, Mariella. Una folla numerosa andava con lui ed egli si voltò e disse. Si voltò, li guardò in faccia. Tu questa folla, perché venite dietro di me? Ha dato una lezione per questa folla numerosa, ma anche per noi. Numerosi, pensate al cattedrale piene, le chiese piene, la domenica tutto pieno, voi che venite dietro di me, numerosi come siete. Si voltò e disse loro, se uno viene a me, se tu non vieni in chiesa e non mi ama più di quanto ami suo padre, lo dice chiaro, 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 se non mi ama più di papà, più della mamma, più dello sposo, più della sposa, più dei figli, non può essere mio discepolo. Per entrare all'università di medicina cosa ci vuole? Si passa attraverso cosa? Test d'ingresso e c'è la selezione. Se tu non ami Gesù Cristo sei selezionato, non puoi apprendere nulla, non puoi essere un professionista di medicina di cui tu sogni di essere. Non puoi entrare, non puoi entrare. E ti affatichi un anno di preparazione per superare i test. Un anno di superazione. Ci sono dei professori che preparano anche i test, eccetera. Capite? Ma che cosa? Ma cos'è più? Quale valore più grande della nostra esistenza è? Noi entriamo all'università, un bambino che nasce, e subito entra nell'università della crescita umana, intellettuale, poi a 6 anni se ne va a scuola, eccetera, intellettuale dopo. È la crescita intellettuale con lo scuro a scuola, eccetera, che completa l'opera. Ma se nello studio di 6 anni vengono meno la parola di Dio, la preghierina, comprendere le piccole sofferenze che possono accadere, piccoli dolorini di stomaco, tutte le altre cose, lo ricordo piccolino quando mi diceva mia sorella che era bazzicava dalle suore, molto brava, mi diceva tutte le piccole cose che te fai uno, un fioretto a Gesù, piccole cose quando sei contento a Gesù, poi non so. Quando la preghiera serve a quelle persone che sono lontane, no? Se noi preghiamo, le aiutiamo a diventare più buoni. Piccole cose, piccole cose. Entriamo, facciamole entrare dentro il contesto di questa nostra società. Non estraniamoli dentro il respiro mondiale. Da piccolini, da piccolini. Quando a scuola tu sei stato preso in giro, allora ti viene di ribellarti, la mamma cosa dice? Tu ti devi difendere a pugni, così educa alla vendetta. No, non è così. Noi adesso a casa preghiamo per bambino che ti ha offeso. Poi se continuamente ti disturba, allora noi andremo dalla maestra e diremo piccolini non possono, come fanno a difendersi, sono un po' succubi e tante volte lo sentivo dire. E allora si fa così, si accompagnano. Invece abbiamo genitori arroganti che invece di aiutare gli insegnanti ad educare vanno contro gli insegnanti.
contro l'educazione della scuola, terribile. Noi sappiamo, perché tante volte quanta fatica fanno gli insegnanti per metterle nello studio, eccetera. E lì dentro ci sono molta gente che disturbano, come fanno? Allora a casa i ragazzi trovano anche una parola che dia saggezza, modo di comportarsi, l'esempio dei piccoli dei santi. Senza l'esempio dei piccoli santi, noi li manderemo ai cartoni animati e cresceranno così. E tutto là, guardate, se non mi ama, eccetera, anche la nostra, anche più della vita, non può essere mio discepolo. Discepolo è l'alunno, il maestro è Gesù. Gesù dice: imparate da me, io sono il vostro maestro, non ci sono altri maestri. Se non sono in consonanza con il maestro che è Cristo, sono maestri del nulla, del niente, sono vuoti, scettici, e che purtroppo ancora lì l'aridità fuori, a scuola e a casa, se non c'è quel pizzico di scintilla di vita, questi ragazzi vivono la disavventura della vita e si arrangiano, dato che non trovano un appiglio, se la fanno loro, se la prendono loro e incominciano a vagare, ad uscire fuori di sé. Capite? Grazie San Luca. Allora, andiamo. Secondo Salmo, scusate. 64. Forse l'antifone? Sì. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Ecco, sono gli apostoli. Attenzione, lo vuoi ripetere, Clelia? Sì. Hanno proclamato le opere di Dio. Poi? Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Ecco, gli apostoli, ma non solamente gli apostoli, i battezzati. Qui c'è la radice del nostro battesimo, la nostra identità. Sì, confesso a Dio Onnipotente. E a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato, in pensieri, parole, opere, per la mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la parola della Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Thank you.
discenda su di voi, che con voi rimanga sempre. Allora attenzione, no. Il battesimo parte dagli apostoli. Andate in tutto il mondo, disse Gesù. Lo ha detto agli apostoli. Tutti annunciate il Vangelo, Evangelio. Questa buona notizia, carissimo Gerlando. La buona notizia, Evangelio, significa una buona notizia. C'è speranza per l'uomo, c'è una gioia nuova per l'uomo. Ed è la parola di Dio annunciata, perché questa parola lo corrobora, lo rafforza, lo illumina, gli fa capire cos'è la vita. E tutti quelli che crederanno saranno battezzati. Capite? Saranno battezzati, saranno incorporati in Cristo. Incorporati in Cristo. Tu c'hai un corpo? Sì, c'hai un'anima. Benissimo. Il tuo corpo rimane corpo. La tua anima è incorporata in Cristo, per cui la tua anima è santificata ed è nel tuo corpo umano c'è l'elemento santificante del divino, che è l'anima di Gesù. Incorporati in Cristo formiamo una sola cosa, una sola cosa. Come un ramo che ha migliaia di rami, come un albero che ha migliaia di rami, pur essendo pur essendo molti, in Cristo Gesù siamo una sola cosa, è un albero solo dove si ramifica e tutti i rami prendono energia, linfa vitale dal tronco, dal fusto, che si immerge, le radici si immergono a terra, tu, nel profondo della terra, humus, dell'umiltà della natura umana nostra, capito? E chiunque è incorporato in Cristo partecipa della stessa dimensione di Cristo, partecipa, siccome Cristo è profeta, noi partecipiamo dell'elemento profetico, per cui l'ascolto della parola di Dio non deve essere solamente per noi, deve essere comunicato agli altri. Ciò che ascolti non deve rimanere in te, perché tu hai il compito profetico di assimilare la parola di Dio. I bambini, quando fanno il catechismo sul serio, allora lo dicono alla mamma: mamma, abbiamo sentito al catechismo che bisogna andare a messa la domenica e tu non ci vai. Annunciano loro, sono i piccoli profeti. Quando dobbiamo mangiare, dobbiamo fare il segno di croce. Papà e la mamma fanno il segno di croce. Mamma, mi hanno il catechismo. La parola di Dio mi dice, dobbiamo ringraziare il Signore perché tutto viene da Lui. Ciao Angela. E annunciano, è l'elemento profetico. Incominciano a essere profezia. Certe parolacce non si dicono. Nessuna parola esce mai dalla vostra bocca, ma parole buone che servono a edificare. E poi dice, quando i bambini sentono parlare certe parolacce volgari, dice, ma mamma, lo sa, il catechismo ci ha detto che non bisogna dire parolacce, e tu lo dici, ma papà bestemmia, mamma mia. Incominciano a fare la profezia, con queste cose non si fanno. Il bambino capisce subito alla televisione che sono cose brutte. Mamma, ma non dobbiamo guardare queste cose, che sono cose brutte. Profezia, capite? Incorporati in Cristo, battezzati in Cristo noi annunciamo il Vangelo, profezia, il Vangelo, come dobbiamo vivere, come comportarci, come perdonarci, a casa ognuno, il marito parla male della suocera e del suocero, i ragazzi sentono il nonno e la nonna
così bistrattati da mio padre. Allora, che cosa valgono questi nonni? Niente, capite? È la mamma che parla male della suocera e del suocero, capite? Ma cosa avviene in questi poveri ragazzi, ferita Alessandra, ti benedico? Cosa avviene nel cuore di questi bambini? Capite che incomincia il male a ferire queste ragazze che crescono male? Questo è l'inquinamento morale, etico, battezzati in Cristo. Siccome Gesù Cristo è profeta, dobbiamo essere annunciatori della parola di Dio. Siccome Cristo è sacerdote, anche noi facciamo il compito sacerdotale, quella della preghiera, quella della preghiera. Quando noi preghiamo, noi realizziamo il compito battesimale del sacerdozio, cioè dire la Madonna ci aiuta per chi dobbiamo pregare. C'è la guerra, dovete dire rosario, dite il Santo Rosario e la guerra cesserà. Questo è ufficio sacerdotale. Partecipano alla Santa Messa. La Santa Messa è l'elemento, la preghiera più alta che esista, che esista. Partecipiamo per la conversione dei peccatori, per la pace nel mondo. Questo è il compito sacerdotale. E poi il regale. Come fa la piccola Chiara? Viene ogni mese, la mamma gli dà la spesa, ma il portarlo in chiesa, piccolino, quanti anni ha? 5 anni, con la scuola dell'infanzia, e lo porta qui per i poveri. Questo è il compito regale del servizio dei poveri. Come stamattina è bella che la nostra Cleria ha portato la spesa per i poveri. Un po' di sugo, un po' di caffè, un po' di tutto, di pasta, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è essere cristiani, battezzati. E gli apostoli e i cristiani fanno così. Allora, vediamo, siamo al 64. Ascolta Dio, forza. Ascolta, oh Dio, la voce del mio lamento. Dal terrore del nemico proteggi la mia vita. Tienimi lontano dal complotto dei malvagi, dal tumulto di chi opera il male. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono all'improvviso e non hanno timore. Allora, vedete, non dobbiamo illuderci. Entriamo in un mondo così difficile, dove c'è gente che ha la lingua come la spada, che sforbicia, no? Si dice che ti tagliuzza. Linguaggio sporco, linguaggio sempre truce, sono sempre lì a colpire. Di nascosto di innocente, colpiscono all'improvviso e non hanno timore, si ostinano a fare il male. Noi entriamo in questo povero mondo così. Ecco, gli apostoli sono entrati in quel mondo terribile e hanno perduto la pelle, hanno perduto la vita. E anche Luca è un martire, anche lui è un martire. Come grandi, grandi uomini che hanno seguito Gesù fino alla morte, ecco, si ostinano a fare il male, forse insieme si ostinano a fare il male. Dicono, chi potrà vedere? Tramano i denti, mancano trame e hanno ardito. L'intima dell'uomo è. Attenzione, guardate un po', la divinizione del cuore dell'uomo è un abisso. Daniela, il cuore dell'uomo è un abisso. Un abisso significa non si capisce. È un abisso profondo che non può essere colmato se non dall'infinito.
un abisso colmabile dall'infinito che è Dio. E il mio cuore è inquieto finché non riposerà in Cristo. Forza. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso sono feriti. La loro stessa lingua li manderà in rovina. Chiunque al vederli scuoterà la testa. Guardate, uno che ha un linguaggio sempre ostile, un linguaggio sempre di inganno, un linguaggio che travagliato, ragionamenti tortuosi, questi ragionamenti e questo linguaggio lo rovina, si autorrovina, il male rovina se stesso. Chi fa il male si viene rovinato. È come un verme in un frutto verminoso che ti rode tutto, ti distrugge. Come la ruggine che distrugge il ferro, come la tarma che distrugge l'abito. Forza? Allora ognuno sarà preso da timore, annuncerà le opere di Dio e saprà discernere il suo agire. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. Si glorieranno tutti i retti di cuore. Allora attenzione, dato che, guardate, quelli che hanno un linguaggio così biforcuto, come si dica, equivoco, saranno in rovina. Il peccato porta alla rovina. Allora, una volta che siamo stati edotti, ecco il Salmo ci insegna, una volta che siamo stati educati, allora sapremo discernere il modo di agire nostro e come dobbiamo difendere l'agire degli altri. Capite allora quanto è importante la parola di Dio? E non solo, il giusto gioirà, perché saprà destreggiarsi, saprà discernere bene come agire anche negli ambienti più oscuri. Quando uno vive bene, quando vive con Cristo Gesù, vive bene anche negli ambienti più disparati. Riporrà in Lui la sua speranza, nel Signore. Si glorieranno tutti i retti di cuore. Ma che bravo, guarda un po', ma malgrado l'ambiente, se uno vive di Cristo, vive bene anche nel peggiore degli ambienti. È Gesù, è il centro del cosmo, centro del cuore dell'uomo. Se togliamo Cristo dal cuore dell'uomo, lo facciamo un cadavere. Togliete il cuore che abbiamo il cadavere, togliamo Gesù Cristo, fare di Cristo e lì è lì. Carissimo Peppino, vieni qui, vieni. Ti lascio tranquillo, date una Bibbia. Forza. Terzo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno annunziato le opere di Dio, hanno proclamato le sue meraviglie. Il nuovo Salmo. 97. Peppino, vieni qui, mettiti qua un pochino, così. Letizia, sì. Dagli uno sguardo, qua. Tieni bene la Bibbia, non così, non tenere. I bambini non si tengono così. Dopo. Allora, sì, terza antifona. Terza antifona, hanno rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. Allora, che bello, guardate,
hanno rivelato. Stiamo celebrando la festa di un grande evangelista, Luca, scriba Mansuetudinis Christi. Scrivelo per favore. Dobbiamo dirlo, è lo scrittore dove possiamo attingere la bontà del Signore. Vogliamo conoscere la bontà del Signore? In modo eccellente in Luca, Vangelo di Luca. Scriba, lo scrittore significa scrittore, è scrittore. Mansuetudinis, lo scrittore della mansuetudine di Gesù. Scriba Mansuetudinis Christi, mansuetudinissi, senza la I. L'hai scritto? Cristo, andiamo? Allora, guardate, allora, ecco per quale motivo. Nel momento in cui si annuncia la parola di Dio, si annuncia la giustizia di Dio. Cos'è la giustizia di Dio? Quella del tribunale? No, no. Quel tribunale sono... Sì, la bilancia pente dalla parte dei dollari. Più denaro e più giustizia. Comunque, purtroppo è così. Allora, non è la giustizia degli uomini, è l'amore di Dio a cui noi dobbiamo dare ascolto. Giustizia significa amore, che Dio non giudica. Dio ci ama, ci ha tirato fuori dal nulla perché ci ha amato. Allora la sorgente dell'amore, la sorgente di 8 miliardi di persone che sono oggi viventi, 8 miliardi di persone vengono dalla foce, dalla sorgente del cuore di Dio che è amore. Se non amasse non creerebbe gli uomini, ma gli uomini però rifiutano la creazione di nuove creature, ammazzano i bambini nel grembo materno. Capite, il rifiuto del dono di Dio è un assassino, è un infanticidio, cosa è chiamato abominevole delitto, perché è perpetrato da una madre. Quando ci sono, certo, gli aborti spontanei, si capisce la natura. Sì. Maria Pia scrive: la giustizia è l'amore di Dio che si riversa nei nostri cuori. La giustizia è l'amore di Dio che si riversa nei nostri cuori. Ah, devo scrivere. No, tu devi fare tutto. Allora, va bene, comunque, andiamo allora. Capito? La giustizia, allora, l'amore di Dio, che si riversa. Siccome tutti usciamo dalla stessa sorgente, quindi siamo fratelli e sorelle. Se uno è indifferente col prossimo, non pratica la giustizia, perché come tu sei stato amato da Dio e stai vivendo una tua dimensione di persona cosciente di te stesso, della tua dignità, devi rispettare anche l'altro che viene dalla stessa sorgente. Per questo qualsiasi persona che ama dimostra che è nato da Dio, perché Dio è amore. Per capire, comprendiamo quanto è importante questo. Per questo l'annuncio del Vangelo è l'annuncio della dignità dell'uomo. E quando uno non ascolta più la parola di Dio, perde la sua dignità e deturpa anche la dignità degli altri. La calpesta, la deturpa. La distrugge. Così sono gli uomini perversi, gli uomini orgogliosi e superbi, che pensano solamente per sé e disprezzano. Andiamo. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
Un fuoco cammina davanti a lui. Questa è la teofania, teofania allora, attenzione. E brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo. Vede e trema la terra. Scusatemi perché sono stato un po' distratto. Quindi il Signore regna perché l'annuncio della parola di Dio afferma che Dio regna. Il regno di Dio non è questione, il regno di Dio non è questione di cibo, di bevanda, ma è pace, amore, giustizia, amore del prossimo, pace, gioia. Questo è. Allora il Signore regna, esulti la terra. Se tu affermi che il Signore c'è, devi esultare che non sei solo, non sei lasciato orfano in balia della cattiveria degli altri. Affidati a Lui, affidati, ritorna a Lui, ritornare a Lui. Affidati, le nubi, nube e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. È la teofania, Dio è nel trono che guida la storia. Un fuoco cammina, questa è tutta la teofania, no? La manifestazione di Dio. Per favore, è questa parola che dobbiamo accogliere. Questa è l'antidoto contro le nostre malattie, il tedio, la pigrizia, così. E dice, brucia intorno i suoi nemici, le sue folgori rischiano il mondo, vede e trema la terra insieme. I mondi fondono come c'era davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annuncia il cielo e la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua. Capito? È un'esortazione. Devono vedere la sua gloria, la devono vedere, la devono. Come la devono vedere, Clelia? La gloria del Signore. Con la nostra vita. Il riverbero della presenza di Dio non è fuori di noi, Signore, è dentro di noi. Il riverbero deve essere nell'azione che facciamo, la bontà, la mitezza, la comprensione, la magnanimità, il riverbero. Ma se sei diventato così buono, significa che Gesù sta operando dentro di te. Dio regna, Dio regna, affermiamolo con la nostra vita. Non dobbiamo dire parole, è concreta. Si è fatto carne nella nostra carne. Quando io leggo la parola di Dio si fa carne nell'umiltà. Allora tu guardate, allora si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrano tutti gli dèi. Ascolti Sione e ne gioisca. Esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, Signore. Capito? Questo è quello. Le false, quando perdono Dio, gli uomini si creano falsi ideali, falsi idoli. Si fanno il Dio del denaro, il Dio del potere, il Dio dell'arroganza, il Dio della sopraffazione, il Dio dell'aggressione. Il Dio dell'intimidazione, si fa ognuno se stesso, così. Gli uomini senza Dio, capite? Si vergognino tutti gli adoratori di statue, ma gli uomini oggi adorano se stessi. Il proprio io al di sopra di Dio. Appena tu li tocchi, subito, come i gatti, no? Togliete, voi se schiacciate la coda del gatto, come provocazione e reazione, azione, reazione, reazione, azione, reazione. Ascoltino Sion e ne gioisca, esulti i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi. Dio il Signore, il giudizio di Dio è un giudizio di bontà, di misericordia e anche di condanna, purtroppo. Condanna il male, non può approvare il male, ma esalta la bontà e l'umiltà degli uomini. Perché? Forza? Perché tu sei l'Altissimo, tutto
tutta la terra e il cielo sono tutti i lei. Adesso aspetta, come odiate il male. Sì, beh. Così non è una bazzecola odiare il male. Odiate il male, voi che amate il Signore. Uno che ama il Signore, il puro, il bello, il sano, il santo, il tutto, l'amabile, l'affettuoso, l'onnipotente, l'onnisciente, il quale ha dato se stesso per noi. Odiate il male, voi che amate il Signore. Egli custodisce la vita dei suoi fedeli, li libererà delle mani dei malvagi. E lui è papà, lui è il padre. Perché non affidarci a lui? E ci formiamo una regione di comodo, troppo comodo. Una voce spunta. Una luce per il giusto. Una gioia per i vecchi di cuore. Gioite i giusti nel Signore. Della sua santità celebrate il ricordo. Quando i cristiani, quando una mamma, quando un papà, quando una persona parla di Dio, ecco, una luce spunta per il giusto. E per i puri di cuore, retti di cuore, una gioia per i retti di cuore. Ecco, la gioia del Signore è una persona, è Cristo. Cristo che vive in noi, che lo comunichiamo con la parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai rivelato al mondo la giustizia di Dio. Tutti i popoli contemplano la sua gloria. Dobbiamo continuare con Ester oppure con Ester? No, dobbiamo. Ester. Aspettate, possiamo fare così? Ester e con Facciamo Ester e poi questo gli Atti degli Apostoli. Ester e Atti degli Apostoli. Non possiamo lasciare la nostra, questa carissima nostra re, la, re di Babilonia, la, re di. Ester, andiamo. Testo ebraico. Il Signore guida gli umili nella giustizia. Ai poveri insegna la parola. Ai poveri. Capitolo 6. Aman ordina lo sterminio di tutti i giudei. Allora attenzione, c'è un rischio che questo popolo viene distrutto. Qui vi prego di guardare Ester come figura. Sì, che ha detto? C'è la Madonna. Allora, chi è Ester, la figura? Di Maria. Di Maria, della Madonna. Sì, è dettaglio. Sì. Allora, attenzione. Allora venite avanti. Il ribelle. Vengono da Cammarata, scusate. Ah, no? Sedete.
ci vuole una persona vicina. Concettina, mettiti vicino. Francesco, mettiti vicino. Guidalo, guidalo. Basta, sì, basta. Pronto, no. Sempre. Giovanna, ma mettiti vicino. Senza portare il segnale, forza via, brava, così. Non bisogna dividere le persone, scusatemi, lasciamo libere così. Ma la prima volta che vengono, scusate. Dovete essere, invece di dirlo, dovete essere voi subito spontanei. Vi prego. Siccome ce ne deve andare Daniela, poveretta, confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, l'ho morto peccato in pensieri, parole, opere e missioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli dei santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me. Signore Dio nostro. Dio potente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati, vi conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso vi conceda l'indulgenza, assoluzione e perdono i vostri peccati. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, e togli i peccati del mondo. Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Salvo con Dio, in cui Cristo è il nostro cibo, perfetto, Maria della sua Pasqua, manda in forma di grazia, e noi venga il tempo della tua volontà, e la benedizione di Dio, il tuo cielo, e di Dio Spirito Santo, ti senta tu di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Forse andiamo. Mettere il sacchetto su, il sacchetto su. No, il sacchetto su. Allora andiamo Esther, attenzione su Esther. È una figura molto importante nella famiglia. Sia la Madonna, sia la sposa, ma all'interno della famiglia bisogna anche partecipare nelle modalità diverse, come per Esther è intervenuta in un momento delicatissimo di tutto il popolo di Israele, delicatissimo, dipendeva
da questa ragazza la salvezza o la perdizione. In famiglia rimane così pure. C'è una donna che può far perdere o altre donne che possono far invece risolvere i problemi. È la cosa molto importante. Ognuno di noi, nella sua specificità, deve collaborare nella maniera che viene indicato qui. Quando si chiede una grazia, non si può chiedere una grazia così, come dire, faccio una preghierina così, così, buttata al vento, una preghierina così, e poi andiamo all'avventura. Non è così. Guardate come per chiedere una grazia che era fondamentale, preponderante per tutta la nazione, si comincia a fare digiuno, preghiera, si toglie, si smette gli abiti sontuosi della regina, come ad alcune volte, con qualche volta, per una persona che voleva delle sue grazie, aveva tanto di unghie rosse fino ai piedi, eccetera, con tutti i pentagli, dico, vuoi delle grazie? E comincia a tagliarti le unghie. Io l'ho detto io, se vuoi delle grazie, fai un po' di mortificazione, mortificati un pochino, togliti un po' i pentagli che hai, mettiti le veste modeste, normali, mettiti dinanzi a Dio col cuore pulito e confessati per bene, avrai la grazia. Il Signore dà grazia. Leggevo sul libro su quello che dice lei, che prima di presentarsi al Signore dovremmo, per chiedere, dovremmo, la cosa da fare è mettersi in ginocchio e chiedere prima perdono, confessarsi, sì, e poi chiedere. E vestirsi bene. Per entrare in comunione con una persona bene, perché tu hai rotto questo legame, questo rapporto con la Chiesa. Sì. Ieri mi hanno detto una notizia, lì nella zona di Assisi, dove tutto ormai ci sono dei matrimoni particolari in quel santuario, vicino proprio della città di Assisi. A un certo punto il vescovo dice dove si celebrerà la Santa Messa, no, si celebrano il matrimonio, ma senza la Santa Messa. Sono rimasti qui scioccati e scandalizzati. Scandalizzati. Per quale motivo? Perché tante volte si fanno le passerelle. Cioè dire, i vestiti che si indossano sono uno spreco enorme. Spreco enorme. Siamo superficiali. Non siamo cristiani, spreconi, fanfaroni, esibizionisti, con tutte le cose che conseguono, terribile. Si vestono queste lunghe così, mamma mia, poi così incipriati talmente che se piangessero un pochino suonerebbero anche tutte le cose. Possibile mai. E poi aggiungono altri capelli, si aggiungono che poi non si sanno di chi sono questi capelli. A capelle. La stessa. Che non, poi non si sanno di chi sono questi capelli. Andiamo? 4-1. 4-1. Quando Mardocheo seppe... Non vi distraete, per favore. Faglielo leggere insieme, per favore. Altrimenti non abbiamo sprecato tutto. Questa parola di Dio non è parola uomo. Stiamo entrando nella storia e come agisce Dio di fronte all'atteggiamento di una persona. Dio che interviene per mezzo dell'atteggiamento che deve essere per noi come esemplare, un modo con cui dobbiamo chiedere le cose, specialmente quelle più importanti della nostra esistenza.
e non si ottengono le cose tanto così facilmente. Dobbiamo partecipare a quelle condizioni in cui il Signore vuole intervenire, se veramente crede in Lui che opera per mezzo nostro. Allora, quando Mardocheo, che sarebbe lo zio di Ester, seppe quello che era accaduto, si stracciò le vesti, si coprì di sacco e di cenere e uscì in mezzo alla città, emettendo alte e amare grida. Giunse fino davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso entrare per la porta. Attenzione, del re. Attenzione, praticamente il fatto che dice Mardocheo, quando venne a sapere il fatto, quale tipo di fatto? Che era stato destinato da Aman un giorno in cui in tutta la regione, nello stesso giorno, nella stessa ora, dovevano essere uccisi tutti gli ebrei, bambini, giovani, vecchi e no, come dire, e tutti, tutte le categorie, tutti uccisi. E cominciò a gridare, vestito di sacco, a gridare, ad avvertire le persone di questa grave situazione. E versetto 3. In ogni provincia, dovunque venissero promulgati l'ordine e l'editto del re, ci fu una grande desolazione fra i giudei, digiuno, pianto, lutto, e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferire la cosa e la regina ne fu molto angustiata. Mandò vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si togliesse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Allora Ester chiamò Atac, uno degli eunuchi che il re aveva messo al suo servizio, e lo incaricò di andare da Mardocheo per domandare che cosa era avvenuto e perché si comportasse così. Atac si recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò quello che gli era accaduto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. Gli diede anche una copia dell'editto promulgato a Susa per il suo sterminio, perché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per chiedergli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Capite? Perché Ester era re, era la regina di Assuero. Atac ritornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. Ester le ordinò ad Atac di dire a Mardocheo: tutti i ministri del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna, entra dal re nell'atrio interno senza essere stato chiamato in forza di una legge uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso avrà salva la vita. Capite? Quindi non poteva rischiare la propria vita Ester, perché attraversava quell'atrio senza essere chiamata dal re, quindi era in pericolo di morte, di essere uccisa. Per cui mandò a dire, vediamo, quando a me... Continua. Quando a me sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Ester furono riferite a Mardocheo e Mardocheo fece dare questa risposta a Ester: non pensare di salvarti tu sola fra tutti i giudei per il fatto che ti trovi nella regia, perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo, ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Capite? Se tu ometti di fare questa azione, questo è peccato d'omissione. Ricordati, tu ti salverai, però ci sarà
la provvidenza, il Signore manderà un altro che farà in modo di liberare il popolo di Israele, però tu ti perderai. Perirai, guardate, dice così, tu, se tu taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo, ma tu perirai insieme alla, con la casa di tuo padre. Chissà che tu non sia stata elevata regina proprio per una circostanza, capite, come questa? Se sei diventata regina, sei diventata per la provvidenzialmente per liberare il popolo di Israele. La stessa cosa che è accaduta a, a Giuseppe, perché fu venduto dai fratelli in Egitto come schiavo e lì poi è diventato re d'Egitto, vice re d'Egitto, e ha salvato l'Egitto e ha salvato anche tutta la famiglia. Certo, ma è un grande peccato di omissione quando si può fare un bene, in questo caso è Israele, e si tira, cioè una persona si tira indietro. Io stavo guardando quei poveri, nel senso più, cioè quelle persone che potrebbero intervenire per un dialogo sereno con Putin, e tutti o per uno due o per un altro, cioè non c'è questa figura che riescono a intermediare. E anche quello è un peccato grande di omissione, cioè tu puoi intervenire sì, sì, in questo dialogo sereno per fare costruire. Però dobbiamo dire che hanno tentato tante di andarci, è lui che rifiuta, è lui che rifiuta, lui rifiuta. E per questo è terribile questa omissione di dialogo. Adesso è pronto, adesso come si chiama? Questo qui rifiuta il dialogo. Rifiuta il dialogo pure. Sono peccati. Chi vede il bene e non lo fa commette peccato. Andiamo. Allora Ester fece rispondere a Mardochio: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me, non mangiate e non bevete per 3 giorni, notte e giorno. Anche io, con le mie ancelle, digiunerò nello stesso modo. Dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò perire, perirò. Mardochio se ne andò e fece quanto Ester gli aveva ordinato. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Sì, 17 compreso. Sì, giusto, giusto, andiamo. Va bene, il responsorio. Non ho altra speranza che in te, Signore, che castighi e usi misericordia. Perdona i peccati del popolo che soffre. Creatore del cielo e della terra, guarda l'umiliazione della nostra stirpe. Perdona i peccati del popolo che soffre. Secondo, sì, sì. Gli Atti degli Apostoli, prendiamo gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli. Aiuta. Gli Atti degli Apostoli. La seconda lettura. Perché oggi è San Luca. Capitolo 9, Atti degli Apostoli. No, loro ce l'hanno la Bibbia. Ah, questo, sì. Atti degli Apostoli. Capitolo 9. 9 versetto 27. Sì. Sì. Un no, io
9:27. Va bene, venuto a Gerusalemme, forse. Va bene, bene. E Antonella, che fai? Sto là. Mettiti là. Sì. No. Cominciamo no da 26 e meno, okay. Così ce l'hanno. È giusto la. Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui. Dice di Paolo, Paolo che si era convertito. Mettete più non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. E avvenne che... Capitolo 11. Andiamo capitolo 11. Capitolo 11. 11-19. Intanto... Aspetta. Fondazione della Chiesa Antiochia. Forse intanto... Intanto quelli che si erano dispersi a causa delle persecuzioni scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Francia, a Fenicia, a Cipro e ad Antiochia e non proclamavano la parola a nessuno, purché ai giudei. Praticamente prima si annunciava la parola di Dio ai giudei, agli ebrei, perché tutto viene dagli ebrei. Gesù è stato figlio di questa grande nazione ebrea. La Madonna è figlia della nazione ebrea. Quindi l'annuncio iniziava con la preferenza con gli ebrei. Siccome molti ebrei rifiutavano, allora si aprivano ai pagani. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. È il Signore. Gesù è il Signore, il risorto. Per questo significa annunciarono che Gesù è il risorto, oppure il Signore, Kyrie. Kyrie, quando diciamo Kyrie, significa colui che è risorto, ha vinto la morte. Quindi annunciavano che Gesù è il Signore, cioè dire il risorto, che ha vinto la morte. Il terzo giorno ha visto l'oscurità della tomba per 3 giorni, ma il terzo giorno è risorto, ha vinto la morte e ha dato a noi la vita per mezzo della grazia. Se uno non si confessa non è in grazia di Dio, bisogna confessarsi per entrare nella grazia del Cristo risorto. Forza. E la mano del Signore era con loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia.
Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare un cuore risoluto, fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Per la prima volta ad Antiochia i convertiti furono chiamati cristiani. La prima volta. Cosa allora significa cristiano? Appartenere a Cristo. Seguire Cristo. Seguire Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Ciao Angela. Allora va bene? Responsorio va bene. La parola di Dio cercava, cresceva, si diffondeva e abbracciava la fede e i predestinati alla vita eterna. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo e abbracciarono la fede e i predestinati alla vita eterna. Allora, sì, sì, chiedevo, sai. Allora, bisogna prendere allora. Per i tre salmi, sì, prima settimana, aiuta Anna, aiuta. Facciamo quella del giorno? Questo, sì, quella del giorno, sì. Intanto facciamo l'inno per quelli che non ce l'hanno il libro. Letizia, l'inno. Siamo 18 ottobre. Festa di San Luca, se sono le lodi, sono le lodi. E lo schema numero 2 per il Santo. Schema numero 2. Forse. Allora ci mettiamo. Tieni, questo qui, allora non si può possono. Cristo, colonna e fondamento della città di Dio, dal dubbio e dai viaggi di Galilea, grazie alla gloria immortale, vi accoglie nella Santa Gerusalemme nuova, la luce dell'Agnello, la Chiesa che nasce col sangue e la parola, si saluta festante e implora tutti i figli della vostra spazio. Per i granai del cielo, sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Adesso le antifone, i salmi ce l'avete voi tutti là. Allora, le antifone le abbiamo noi, forse Giussi, le antifone. Tutte le parole dei profeti sono giunte a compimento nel Vangelo di tu Cristo. Fai i salmi. Seconda parte. No, lì è lo stesso. Oddio, è lo stesso. Ah, cosa ok. Sì. Oddio, tu sei il aspetta, senti fuori. Allora, dai il nome. Nome di chi di papà di... Allora, voce, scandisci bene, forza via. Oddio, ti sei mio Dio, all'aurora ti cerco,
Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le tue mani, mi sazierò come all'auto convinto, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.